massima espressione del codo design, Mazda 3 ha saputo rinnovarsi pur rimanendo fedele agli stilemi della casa automobilistica giapponese, e così il linguaggio stilistico si è evoluto con maggiore fluidità e linee molto più pulite, con uno sviluppo orizzontale che è particolarmente evidente nella parte frontale con il cofano più allungato. Maggiore dinamicità la donano anche i gruppi ottici frontali con un disegno tagliente e una forma circolare che viene ripresa anche al posteriore, dove spicca anche il doppio scarico cromato. Se all'esterno la parola d'ordine è Soul of Motion, all'interno il minimalismo si traduce in Less is More, con un design pulito e senza fronzoli, votato al comfort e alla tecnologia per conducente e passeggeri. La plancia è pulita e dominata da un display da 8,8 pollici che non è touch ed è comandabile tramite il commander a rotella posto nel tunnel centrale insieme ad altri pulsanti, e al volume, alla rotellina del volume, che serve per controllare l'impianto audio, che nel caso del nostro allestimento è un impianto audio Bose che dona grande qualità all'intrattenimento musicale di bordo. Dietro il volante c'è il display da 7 pollici TFT che riporta tutte le informazioni di guida, mentre le informazioni essenziali vengono proiettate dall'Active Driving System direttamente sul parabrezza davanti al raggio visivo del conducente. Mazda Connect, il sistema di infotainment, è stato evoluto e ora è compatibile sia con Android Auto che con Apple CarPlay di serie. Veniamo ora all'aspetto più interessante di Mazda 3, il motore Skyactiv X. Nella nostra prova abbiamo avuto modo di testare il 2 litri da 180 cavalli e 224 Nm di coppia massima a 3000 giri con tecnologia mild hybrid. Il tutto abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale a 6 marce. Accanto al propulsore tradizionale, dunque, agisce un'unità elettrica a cinghia che assiste il motore endotermico grazie ad una batteria a ioni di litio da 600 kJ, posizionata nella parte inferiore del pianale. Il sistema MEV ricarica la batteria in fase di frenata. Il peso della vettura rimane comunque contenuto, solo 1320 kg. A beneficiarne sono senza dubbio le performance, con uno scatto da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi e una velocità massima di 216 km/h. Con questo motore Mazda è riuscita davvero a realizzare qualcosa di magico, unendo i vantaggi di un diesel a quelli di un benzina, soprattutto grazie al sistema SPCCI, Spark Controlled Compression Ignition, che varia il rapporto di compressione della camera di combustione. Per quanto riguarda le sensazioni di guida di Mazda 3, l'accelerazione è fluida e lo sterzo risulta maneggevole e generoso. Non si viene incollati al sedile, ma il feedback è sicuramente positivo se si prova a spingere un po' di più sul pedale dell'acceleratore. Buono l'isolamento acustico dell'abitacolo e altrettanto lo sono le sospensioni, in grado di attutire al massimo le asperità della strada. Abbiamo apprezzato appieno anche il cambio manuale, con rapporti ben bilanciati e una leva che ha corsa breve tra un cambio e l'altro. In conclusione, Mazda 3 Skyactiv X è un modello davvero interessante che unisce consumi ridotti e dinamica di guida ottimale, che ne fanno un modello davvero seducente che di certo non passa inosservato anche in qualità della livrea Soul Crystal Red che caratterizza l'allestimento che stiamo provando noi. Comfort e tecnologie ne fanno un modello perfetto per la guida quotidiana. Unici nei, il lunotto posteriore con poca visibilità, problema facilmente risolvibile grazie alla surround camera, e il display che non è touch, ma d'altronde con il Commander basta farci soltanto l'abitudine. Quattro sono gli allestimenti: Evolve, Executive, Exceed e Exclusive, che è quello che stiamo provando noi. Per il Mild Hybrid top di gamma il prezzo parte da 31.600 euro, che diventano 32.800 euro per il Full Optional che abbiamo provato noi oggi.